Ritorno sulla terra per Paolo Andreucci al 27esimo rally dell'Adriatico. Il pluricampione garfagnino difende la leadership in classifica dalle insidie del cesenate Simone Campedelli, staccato di un solo punto, e che avrà le note Sauro Farnocchia. Andreucci, che avrà al suo fianco il bravo Francesco Pinelli, si presenta a Cingoli con i colori della scuderia Peletto Racing Team da leader della classifica assoluta del campionato italiano Rally Terra, grazie alla vittoria al Val Tiberina di Arezzo e al terzo posto conquistato proprio al San Marino Rally a bordo della Citroen C3R5, gestita appunto dal team di Daniele Pellegrineschi. Ma sugli sterrati marchigiani, il realismo lucchese sarà rappresentato anche dai navigatori Jasmine Manfredi alle note di Fabio Battilani e di Giacomo Ciucci al fianco di Tania Molinaro. Nel cross country al via l'esperto driver fornacino Andrea Lucchini, protagonista nella classe T2. Il programma di gara prevede le ricognizioni con vetture stradali nella giornata di sabato, a seguire lo shakedown che ha visto impegnati gli equipaggi con le vetture in assetto da gara. Domenica alle 7.31 la partenza del rally adriatico da Cingoli, che quest'anno sarà anche la location del parco assistenza. 6 le prove speciali da affrontare, Castel Sant'Angelo e Dei Laghi per 3 volte. A seguito delle norme di contenimento Covid-19, purtroppo il rally è stato dichiarato, così come le altre manifestazioni sportive, a porte chiuse.